Ha trovato una mina? Ma trovò, prova da. È una mina a controllo remoto. Quel cavo elettrico serve ad azionarla a distanza quando si vede arrivare il nemico. Ha un raggio di 50 metri. Poi, ci spiega il comandante Dmytro Shitalo, ci sono quelle non controllate. Funzionano quei sensori e uccidono anche i civili. Noi quelle non le usiamo, ma ai russi che importa? Non è mica casa loro. Mine antiuomo vietate da un trattato non firmato dalla Russia. Come questa, la POM-2. Una volta sganciata, si mette in piedi da sola, lancia sottili sensori a filo lunghi 10 metri e resta in attesa. Non andate nel campo, non è ancora bonificato, seguite i miei passi. This is a mine POM 2. Ecco le POM 2. Quei cilindri sono gli involucri. Li abbiamo messi dritti per segnalare dove si trovano. Attorno a noi ce ne sono almeno 6. Quella è una mina antiuomo. È capace di rilevare il passaggio di una persona e spara tutto attorno. È micidiale e possono detonarla semplicemente facendola esplodere sul posto. Non si fidano a toccarla. Mentre ci spiega, arrivano esplosioni dal vicino fronte di Kherson. Tranquilli, è tutto normale. Dmytro nella vita è ingegnere. Avendo 3 bambini è esentato dal servizio militare, ma dice, se non ci difendiamo noi, chi lo fa? Una volpe è uccisa dalle mine. Fra le trincee dei russi, questi sminatori hanno trovato una Santa Barbara. Finisce tutto in una buca. L'esplosione avverrà per mezzo di questi panetti di tritolo. Viene steso un lungo cavo per l'esplosione controllata. Poi si pensa alle mine. Ogni soldato si occupa di una. Adesso lui sta attaccando il tritolo alla mina. Quando preme il bottone dovete correre verso la strada, ok? Devo podbigle, podbigle! Голови накрили. Четыре. Prima di andar via, il comandante ci mostra un macabro ritrovamento. Occupante. Ecco un occupante. Poteva restare a casa sua a crescere i suoi figli, ma ha deciso di invadere la nostra terra. Il cadavere sarà esumato e probabilmente usato in uno scambio. Per ogni 10 caduti russi, un prigioniero ucraino restituito.